Buonasera, benvenuti a tutti. Questo è il nostro secondo incontro del nostro percorso Restart. E il tema di questa sera è la scuola. Quindi stasera parleremo dei problemi causati dalla pandemia sul nostro sistema scolastico, sui nodi che ancora rimangono da sciogliere e ripercorreremo insieme ai nostri ospiti di stasera le principali tappe, le aperture e le chiusure della scuola che, come sapete, nel nostro paese hanno avuto un esito particolare rispetto agli altri paesi europei. Si è optato per una chiusura molto prolungata. È stato un caso quasi unico, forse, in tutta Europa. E questo ha creato ovviamente moltissimi problemi, sia dal punto di vista degli apprendimenti che dal punto di vista dell'emotività, della socializzazione dei ragazzi. E quindi ecco, tutto questo ha avuto delle pesanti ricadute, ricadute che hanno visto anche una grossa dispersione scolastica. E c'è stata una sorta di contrapposizione, no, dei diritti, quindi il diritto alla salute e il diritto però anche allo studio. Stasera abbiamo due ospiti, sono il professor Antonio Schizzerotto, professore emerito di sociologia generale presso l'Università di Trento ed è anche senior research fellow presso la Fondazione Bruno Kessler, sempre di Trento. Antonio Schizzerotto è autore di numerosi lavori nel campo delle disuguaglianze sociali, con particolare attenzione a quelle che riguardano l'istruzione e i processi di stratificazione e di mobilità sociali. Inoltre, negli ultimi anni, il professor Schizzerotto, si è occupato anche di valutazione di impatto delle politiche europee. Quindi buonasera professore e grazie di Era essere con voi. noi stasera. La nostra seconda ospite stasera è la dottoressa Anna Dalle Molle. Anna Dalle Molle è una psicologa, psicoterapeuta a orientamento analitico. Da molti anni collabora con scuole di ogni ordine e grado in vari progetti sulla disabilità, in progetti di integrazione all'interno proprio della scuola. E presiede anche un'associazione, l'Associazione per l'Uomo in Relazione con gli Animali, l'acronimo è AUREA, e attua interventi assistiti con animali con finalità educative, terapeutiche e ricreative. Buonasera, dottoressa, anche a lei, e grazie per il suo tempo e per aver accettato il nostro invito. A questo punto io darei la parola subito al professor Schizzerotto, e al quale chiederei che cosa è successo, com'è ripartita finalmente la scuola poche settimane fa, dopo la lunga interruzione causata dalla pandemia. Va bene, grazie intanto dell'invito e spero che, come dire, corrisponderò alle vostre attese in quello che dirò, in quello che diremo, anzi, visto che siamo in due. Grosso modo il nostro intervento si articola nei termini seguenti. Facciamo una prima analisi, di quelli che sono stati gli esiti sotto il profilo cognitivo e sotto quello, possiamo chiamarlo, emotivo del benessere psicologico, dello sviluppo di capacità trasversali, se possiamo usare questo termine, e dopodiché cercheremo di dire due o tre parole circa rimedi immediati degli effetti nei confronti degli esiti negativi della pandemia e dopodiché vorremmo anche cercare di allargare lo sguardo all'intero sistema scolastico italiano e capire se è possibile, come dire, iniziare,
se è possibile delineare o individuare, per meglio dire, alcuni interventi quali, di carattere strutturale, i quali in qualche modo garantiscano, anche in presenza di possibili eventuali future crisi, non necessariamente di carattere sanitario, ovviamente, ma che mettano in qualche modo al riparo il sistema scolastico italiano da elementi di crisi esogena, diciamo così, no? Per esempio, una delle cose che conosciamo sul nostro sistema, per quel che riguarda ad esempio il sistema terziario, è che le variazioni del sistema economico nel suo complesso, dico, congiunture economiche negative provocano crolli della domanda collettiva di istruzione terziaria nel nostro paese. Quindi, insomma, l'idea è un po' questa, di prendere l'occasione per avanzare proposte di carattere generale di riforma, se posso usare questo termine, del sistema scolastico italiano. Va bene, quindi cominciamo secondo l'indice che vi ho appena detto. E quindi cerchiamo di vedere quelli che sono gli esiti negativi inizialmente sotto il profilo cognitivo, poi la dottoressa Dalle Molle dirà anche cosa succede sotto il profilo psicologico, emozionale o dell'area che specificherà meglio lei. Quindi il primo dato, se lei fa la prossima slide, grazie. E io ho fatto delle banali elaborazioni degli ultimi dati invalsi, cioè quello che ho fatto è stata una comparazione tra quello che è successo in ordine alle diverse competenze cognitive, anzi sostanzialmente due, italiano e matematica, competenze disciplinari forse è più esatto che io dica, italiano e matematica prima e dopo la pandemia, quindi sicuramente il 18-19 non in alcun modo, diciamo, condizionato dalla pandemia, il 2021 invece sì, e cercare di capire cosa succede. Quello che succede, la prima tabella, questa tabella 1 riguarda le competenze in italiano. Io non mi dilungo sui dati invalsi, insomma, no? Li conoscete voi meglio di me, insomma, ecco. Quindi quello che voi riuscite a vedere è che in secondo anno non succede granché, diciamo così, insomma, no? Cioè, c'è un andamento fluttuante, mettiamola così. Nel quinto anno di corso invece la perdita è secca, cioè c'è una perdita secca in media di 7,11 punti percentuali, intendo dire, sulla proporzione di risposte corrette. E sono statisticamente significative, cioè non sono attribuibili al caso. Vedete qui che le differenze sono, potrebbero, sembra che possano avere un andamento, come dire, controintuitivo, nel senso che si perde di più laddove in generale, e lo vedete nella prima colonna, il sistema scolastico funzionava meglio. Ma questo per l'appunto è comprensibile perché, come dire, se uno è basso ha meno probabilità di perdere che se non è alto. Insomma, quindi questo andamento apparentemente controintuitivo è agevolmente spiegabile. Se passa alla prossima. Ecco, questa riguarda le competenze in matematica e come potete vedere qui, anche al secondo anno le perdite sono abbastanza consistenti, anzi direi questa volta più consistenti nel secondo anno della primaria che non nel quinto anno di corso. Ma anche in questo caso potete vedere che tutte le statistiche, tutte le differenze sono differenze statisticamente significative. Quindi c'è stata una perdita, direi, abbastanza consistente, che segue più o meno l'andamento che abbiamo visto prima, laddove il punteggio di partenza era più elevato, lì più elevata è stata anche la perdita. La prossima, grazie. Ecco, qui invece ci muoviamo, la diversità dei dati non è imputabile a me,
Ma è imputabile alla fonte, cioè ai falsi. Nel caso della terza media e nel caso della quinta, insomma, terzo anno della secondaria di primo grado e quinto anno della secondaria di secondo grado, i dati forniti non sono più in termini di percentuale di risposta corrette, ma in livelli di competenza. Il più basso ovviamente è 1, il più alto è 5. E per evitare eccessive dispersioni io li ho raggruppati, insomma. Quello che vedete in buona sostanza è che in terza media si ha un incremento significativo della proporzione di studenti che appartengono alla parte bassa della scala di competenza. E una altrettanto significativa riduzione di quelli che si trovano nella parte alta e addirittura una significativa riduzione di quelli che si trovano nella parte media. Quindi diciamo che in questo caso c'è davvero una perdita cospicua perché aumentano solo le proporzioni di soggetti che sono collocati nella parte inferiore della gerarchia dell'ordinamento, diciamo così, delle competenze. E anche in questo caso, vabbè, in questo caso il test statistico non è più la TDC, non facciamo differenze tra medie, ma dobbiamo fare differenze fra frequenza di celle. Comunque, queste sono tecnicalità. La cosa importante è che queste disparità che si trovano tra il 18-19, il 20-21, che sono tutte disparità significative, ampiamente significative. E più o meno la stessa cosa si verifica nel quinto anno della secondaria di secondo grado, dove c'è, come dire, non c'è un decremento delle competenze medie, ma sicuramente un cospicuo decremento del soggetti con competenze elevate. E anche qui le disparità sono, la perdita è una perdita secca. Questo qui lo vedete secondo i gradienti geografici, cioè secondo l'area geografica di residenza. Le prossime, grazie, ne ho fatte altre due. Dunque, ah no, perché quella lì era in italiano, giusto? Questa qui è la parte in matematica e va bene, insomma, l'andamento è lo stesso. Abbiamo perdite consistenti davvero in tutte, sia nel terzo anno, nell'anno finale della secondaria di primo grado, sia in quella di secondo grado. Se, oltre alla distribuzione per area geografica, ho preparato un paio di tabelle, le prossime, che riguardano la posizione della famiglia di origine. Ah. Quello che fa l'Invalsi è di elaborare un indice, un punteggio, diciamo così, che esprime la posizione sociale della famiglia di origine. Tanto più il punteggio è elevato, tanto più elevata è, il punteggio di scala è elevato, tanto più elevata è la posizione della famiglia d'origine. E questa qui ancora una volta è la competenza in italiano e quello che vedete è che ci sono differenze non di poco conto, diciamo così, tra le diverse fasce sociali, con perdite particolarmente consistenti. Io fisserei l'attenzione su questo punto per quel che riguarda le famiglie, se possiamo così chiamarle, di ceto medio inferiore e di ceto medio superiore. Insomma, non succede molto nel caso dei bassi bassi e degli alti alti, ma nella fascia intermedia sono significative tutte, come potete vedere, perché o quasi tutte, insomma, lo vedete qui dal valore dei test, ma appunto quello che succede è che sono, diciamo così, genericamente figli e figlie dei ceti medi a subire la stessa cosa, le potete vedere qui, a subire il maggior impatto degli effetti negativi.
E anche questo si capisce, voglio dire, no? Cioè, l'argomento è quello di prima, se sei basso fin dall'inizio, la perdita non può essere drammaticissima, se sei alto, hai le risorse a casa, se la famiglia sociale è una posizione elevata, hai le risorse a casa per porre riparo al deficit e alla mancanza di una partecipazione scolastica attiva. E se sei invece a livello intermedio, beh, insomma, le risorse che hai per porre riparo all'assenza della scuola sono molto limitate, e siccome eri un po' altino, la tua perdita diventa maggiore. Insomma, la prossima? Va bene, grosso modo, anche per matematica si ripete la stessa questione. Insomma. Io per il momento sulla pars, diciamo così, relativa agli effetti del ricorso alla didattica a distanza, chiedo scusa, e della chiusura delle scuole non andrei molto più in là. Mi sembra che i risultati siano di una evidenza palmare, se posso esprimermi in questo modo, cioè in buona sostanza c'è stata una perdita secca che si è concentrata laddove i livelli di competenza di partenza, diciamo così, erano più elevati, sto parlando per le zone geografiche, oppure in quelle situazioni di ceto medio, medio inferiore, medio superiore, dove anche qui il punto di partenza era abbastanza consistente, comunque più elevato di quelli delle classi inferiori, degli strati sociali inferiori, ma dove minori in qualche modo erano le risorse per porre riparo alla carenza all'assenza più che alla carenza del sistema scolastico. Ecco, io direi che mi fermo qui per il momento e direi alla dottoressa Della Molle se accanto a questo bilancio di perdita di competenze di stampo disciplinare, ci sono anche appunto quelle lato senso emozionale. Nel frattempo ne approfitto per ricordare che potete scrivere le vostre domande in chat o qualunque osservazione e poi magari quando sono finiti entrambi gli interventi possiamo anche aprire il microfono. Va bene? Prego, dottoressa. Allora, vabbè, il mio stile è decisamente diverso perché per quanto riguarda gli aspetti psicologici ed emotivi che sono stati vissuti dai ragazzi, a me non risulta che ci siano risultati di questo genere, cioè che ci siano, che i dati siano organizzati in questo modo, insomma, non ci sono ricerche di questo tipo. Però io posso leggervi delle cose che hanno scritto i ragazzi nel periodo della primavera dell'anno scorso, quando la scuola appunto stava riprendendo, però al 50%, come si diceva. Allora, in questo periodo sono molto delusa da me stessa, non riesco a raggiungere i miei obiettivi, mi sento persa, mi sento sola come se tra me e il mondo ci fosse una barriera. In questi giorni ho provato paura, angoscia, a volte anche felicità. Sono stanca di questo periodo e molte volte vorrei abbandonare tutto. È molto difficile in questo periodo ritrovarsi tra amici, stare insieme e divertirsi. Dopo essere stati per molto tempo chiusi in casa, abbiamo trovato la felicità anche nelle piccole cose e abbiamo cominciato a dare più valore alle cose che prima ci sembravano scontate. Stando lontani, abbiamo capito quanto sono importanti le amicizie, lo stare insieme e uscire per trascorrere i pomeriggi tutti insieme. Ripensando a com'era prima, mi sale un po' di malinconia perché mi manca la realtà di prima. Vabbè, potrei continuare perché questo lavoro che con la mia associazione abbiamo avuto la possibilità di fare appunto in una terza superiore, proprio nel periodo centrale della ripresa, insomma, che però era una ripresa assolutamente deficitaria.
ha messo in luce questo tipo di sensazioni che i ragazzi hanno comunicato e hanno portato. Naturalmente, per raggiungere questo tipo di descrizione di sé, abbiamo dovuto uscire da quella che è la consueta programmazione della struttura, insomma, della giornata scolastica e introdurre degli elementi che i ragazzi riuscissero a sentire come elementi di riflessione su di sé, insomma, no? Abbiamo utilizzato strumenti proiettivi, abbiamo utilizzato vari sistemi per raggiungere la dimensione più profonda del disagio che i ragazzi esprimevano. Ecco, io posso dire, ma questo insomma l'abbiamo trovato scritto da tutte le parti in questo periodo, che il disagio è dal punto di vista relazionale, dal punto di vista emotivo, era davvero consistente. E si esprimeva in vario modo. Ecco, recentemente ci sono varie indagini che hanno messo l'accento anche appunto sugli aspetti sociali ed emotivi dello stare a scuola. Per esempio, l'ultima indagine dell'OCSE si occupa proprio di questo ed analizza tutta una serie di caratteristiche di caratteristiche psicologiche, se vogliamo, no? Che sono la curiosità, la tolleranza, la creatività, l'autocontrollo, l'empatia, l'energia, la fiducia, l'autostima, l'ottimismo. Tutti questi aspetti della personalità sono analizzati nell'ultimo documento OCSE sulle competenze sociali ed emotive degli studenti. Quindi, insomma, stanno prendendo il giusto posto che dovrebbero avere anche questi aspetti, proprio perché, come sappiamo, quello che dal punto di vista emotivo, i ragazzi vivono, poi ha dei riflessi molto, molto significativi sia sull'immagine di sé, naturalmente sul benessere psicologico, però non solo, anche sugli esiti professionali che i ragazzi stessi riescono a pensare rispetto al proprio futuro e non ultimo anche sugli apprendimenti. Ci sono varie ricerche che hanno dimostrato come situazioni che dal punto di vista relazionale, situazioni scolastiche che dal punto di vista relazionale ed emotivo riescono ad essere più accoglienti, più rilassate, meno centrate sui compiti, sull'apprendimento, sui risultati, hanno poi un esito positivo sui risultati stessi, cioè sugli apprendimenti. Ecco, insomma, questi sono principalmente gli elementi che si sono individuati nel difficile periodo che la scuola ha attraversato per tutto l'anno scorso. E adesso io non so se il professor Schizzerotto vuole continuare e se lasciamo poi alla parte finale del nostro intervento quelle che possono essere le indicazioni che si possono dare per cercare di ovviare a queste difficoltà che sicuramente i ragazzi hanno incontrato a causa della situazione di disagio che hanno vissuto. Se posso aggiungere una cosa a proposito del presente, io credo che adesso il problema, adesso che la scuola è ripresa e adesso che i ragazzi sono presenti tutti, però mi pare che una cosa che viene vissuta molto con grande difficoltà è questa sorta di contrapposizione fra chi ha assunto una posizione di un certo tipo rispetto al vaccino e chi invece ha assunto la posizione contraria, no? È come se ci fossero degli schieramenti e questo si riflette di nuovo sulla
sul benessere psicologico, insomma, no? Perché è proprio come se si dovesse aderire ad una fazione o all'altra, e questo a volte interferisce con le relazioni interpersonali. Ecco, vabbè, le altre cose che io potrei dire sulle possibilità di miglioramento del clima psicologico in classe, credo che valga la pena di lasciarle dopo che il professor Schizzerotto ha finito il suo intervento. Sì, in realtà mi sentite? Sì, credo. In realtà credo che faremo una continua alternanza, così del resto come era il capitolo del volume dal quale siamo stati, per così dire, pescati. E quindi voglio dire, adesso questo pezzo del nostro intervento potrebbe riguardare, dovrebbe riguardare, riguarderà gli interventi immediati, diciamo così. E poi l'ultima parte parleremo di quelli che io ho chiamato gli interventi di medio-lungo periodo, di largo respiro, eccetera, e così poi vi farò vedere un altro po' di tabelle, ma quelle verso la fine. Allora, l'intervento immediato, credo, insomma, con questa perdita, no, forse però se lei mi rimette le diapositive, forse riesco ad essere un po' più. Dalla tabella 7 in avanti, direi, se mi ricordo bene. Sì, perfetto. Io poi ho portato un po' di dati che sono quelli di Teams, probabilmente li conoscete già, insomma, però di Teams e di Pearls, no? Quelle, ecco, e le indagini IEA, insomma, in buona sostanza. E quello che vedete è che noi non è che siamo proprio messi bene bene, neanche nella scuola primaria rispetto al resto. Questi sono matematica, scienze e reading comprehension, insomma, in buona sostanza, competenze nella lingua nazionale, nella lingua materna. E potete vedere che l'unico punto d'onore che possiamo avere, vista a volte la, come dire, le arie che si danno, come se la tirano i francesi, che siamo un po' sopra la Francia, ma insomma per il resto diciamo così che dai dati Teams non ci sono grandi ragioni per gioire. Per cui dico, partiamo bassi, perché questa roba qui sono gli esiti nel 2019, quindi ancora una volta sostanzialmente pre-Covid. E sostanzialmente perché la rilevazione è stata fatta prima ovviamente della pandemia, dell'inizio della pandemia, e noi eravamo già messi male. Se passa alla prossima, che sono i dati Pearls, no, sì, scusi, i dati PISA, perché ok, perché gli altri erano primaria e secondaria di primo grado. Qui invece con i dati PISA ci muoviamo nella secondaria di secondo grado, e anche qui vedete che non siamo granché messi bene e che in questo caso addirittura i francesi siamo superati anche dai francesi, insomma, quindi siamo davvero posizionati non bene. Quindi abbiamo perdite secche all'interno di una, e anche la prossima, così forse facciamo vedere i livelli di istruzione. Ecco. Poi la riprenderò questa cosa qui, ma insomma, quello che potete vedere poi è che a livello di insomma, soggetti di 25-54 anni, quindi insomma, diciamo il cuore della forza lavoro, noi abbiamo la più alta percentuale europea di soggetti che si sono fermati alla scolarità di base, e una percentuale elevata di soggetti che si è fermata alla secondaria superiore, pochissimi di istruzione terziaria. Le riprenderò dopo questa faccenda qui, ma per il momento quello che mi interessa sottolineare, ripeto, è che quelle perdite non banali di competenze disciplinari che abbiamo osservato si innestano, per così dire, in una situazione tutt'altro che favorevole al nostro sistema scolastico. E allora credo che un primissimo intervento da prendere in attenta considerazione,
Mi sembrava che in qualche modo il ministro Bianchi ne avesse fatto qualche larvato cenno in alcune interviste, ma insomma l'ipotesi di mettere in piedi su scala di massa e dando risorse alle scuole utilizzando i fondi del PNRR, perché sono stanziati anche a favore dello sviluppo del capitale umano e del sistema scolastico, porre in essere attività di sostegno, di tutoraggio, eccetera, che in qualche modo riescano a contenere gli effetti negativi di quelle perdite a livello di competenza disciplinare che vi ho fatto vedere prima. Sottolineo la necessità di assegnare risorse alla scuola per la buona ragione che in assenza di risorse adeguate, come dire, insomma, sì, non si fanno le nozze con i fichi secchi. Mi è chiaro tutto il problema della mancanza di personale scolastico, degli insegnanti non di ruolo, insomma, poi magari parliamo anche di questo. E tuttavia, credo che uno sforzo particolare, almeno per quel che riguarda quelli che del quinto anno delle superiori, e lì se la vedono le università. E le università, per quel che ne so io, almeno quelle 3-4 università che frequento, ce l'avevano già da prima, ma hanno intensificato i corsi, di sostegno di base in alcune discipline, segnatamente la matematica, per dirne una, e attuano attività sistematiche di tutoraggio che stanno potenziando anche perché il Ministero dell'Università agli Atenei ha dato e sta dando risorse. Ecco, io credo che qualcosa del genere dovrebbe essere fatto anche per le elementari e per la scuola primaria, diciamo, e per la secondaria di primo grado. Ecco, questo direi che è il primo intervento urgente che a mio modo di vedere dovrebbe essere posto in essere. E dopodiché direi che la dottoressa Dalle Molle può dire l'intervento a breve che lei pensa sia, o a lungo che sia necessario, e poi alla fine riprendiamo invece gli interventi di medio-lungo periodo, perché quelli sono un po' più articolati, ovviamente. Scusate, visto che dal punto di vista del disagio psicologico, quello che sembra di riuscire ad individuare è che bisognerebbe che la scuola potesse offrire ai ragazzi delle situazioni nelle quali essi possano mettersi in contatto gli uni con gli altri. Possano, per esempio, aiutare le classi a diventare gruppo. Aiutare i ragazzi ad esprimere parti di sé che ovviamente la scuola non ha il compito di mettere in evidenza rispetto a quello che è l'aspetto curricolare della formazione scolastica. Però in questo momento di difficoltà e di disagio, probabilmente offrire situazioni di questo tipo diventa anche per i ragazzi che hanno meno occasioni al di fuori, all'interno del loro ambiente familiare, quando esso sia poco sviluppato, poco ricco di esperienze, la scuola può diventare l'unico luogo dove provare a ripensare a sé. E allora esperienze di questo tipo possono assumere un significato importante. Naturalmente sarebbe auspicabile che le scuole potessero avvalersi della figura dello psicologo, e in molte scuole è già presente lo psicologo con quello che viene definito lo sportello psicologico. Però lo sportello è una situazione particolare. Io credo che invece se lo psicologo va in classe e fa delle attività di tipo sulle relazioni, sulle emozioni, su questi aspetti che di solito, di cui appunto la scuola di solito non si occupa, né sono gli insegnanti a doversi occupare, ecco, lì si potrebbe riuscire a recuperare
anche delle risorse, perché poi i ragazzi possono anche essere portatori di strategie, di risorse che, se condivise, possono diventare positive e possono esprimere vie di sfogo di molti dei loro disagi legati alla loro età e in particolare legati a questa situazione nella quale le relazioni sono state decisamente trascurate e, insomma, si sono dovute vivere secondo regole che non sono quelle a cui noi e i ragazzi in particolare erano abituati. Ecco, credo che soprattutto, e quindi attività di tipo laboratoriale, attività di tipo sicuramente attività extracurricolari che impegnino i ragazzi sul piano dell'esplorazione del sé. Va bene. Posso? Hai finito, Anna? Sì. Scusate, nel frattempo abbiamo fatto una domanda in chat, se potete rispondere a un piccolo sondaggio, così Io. abbiamo anche Ah, un'idea. no, i partecipanti Sì, non noi. certo. Sì. Va bene, Grazie, io però scusate. posso continuare, vero, dottoressa? Certo. Grazie. E allora, sì, insomma, adesso dicevamo degli interventi strutturali di largo respiro. Se si riproietta la slide, la tabella, sì. Ok, direi che uno dei punti di partenza o anche vada anche nelle precedenti, così vediamo. Ecco, per esempio questa qui sui quindicenni. Cioè, io credo che uno dei problemi ai quali cercare di porre mano, oltre a quello di intervento immediato, voglio dire che ho detto prima, al quale mi sono riferito prima, sono anche, come dire, modalità. Cioè il ricorso, e mi sono fermato qui sui quindicenni, nel senso che appunto ci muoviamo a livello della secondaria superiore, perché in precedenza credo sia difficilmente proponibile. Però uno dei problemi che sono emersi è che la cosiddetta didattica a distanza non è un vero e proprio processo di apprendimento, non è e-learning, diciamo così, in senso proprio. E allora, come dire, nel caso almeno nel caso delle secondarie di secondo grado. Dopodiché il problema coinvolge anche il sistema universitario, perché anche la didattica a distanza nel caso del sistema universitario è stata largamente deficitaria. Anche se con esiti bizzarri, apro una piccola parentesi, perché parrebbe. Dalle prime rapporti che sono arrivati in Ambur, voi sapete che gli Atenei sono tenuti annualmente a compiere rilevazioni sulle opinioni degli studenti in merito alla didattica impartita dagli stessi Atenei. In generale, i livelli di soddisfazione mostrati dagli studenti universitari sono decisamente alti, da sempre, diciamo così, esiste un trend, anzi, non c'è, è una sorta di permanente livello elevato di soddisfazione, come spesso succede, anche se non mancano, come dire, le lamentele specifiche nei confronti di singoli insegnamenti o di aspetti specifici degli insegnamenti, ma insomma. In generale, come succede spesso quando si fanno indagini di consumer satisfaction per servizi pubblici, se possiamo considerare l'università come un servizio pubblico, i punteggi sono elevati. Ma il dato sorprendente è che, perlomeno da quella serie di Atenei che io ho visto, non ho tutti i dati italiani, ma insomma. Parrebbe che la didattica a distanza abbia, per così dire, incrementato il livello di soddisfazione degli studenti. Si tratta di un incremento marginale, perché, ripeto, era già
era già elevato, di incrementi marginali. Però insomma sui 2 o 3 punti percentuali che essendo il punto di partenza consistente sono tutt'altro che trascurabili. La ragione di questa accresciuta soddisfazione non è chiarissima. Probabilmente essendo persone che hanno, insomma, sono ormai alla soglia della condizione adulta, chiamiamola così, e quindi la possibilità di gestire in maggiore autonomia la propria esistenza, indipendentemente da quello che succede a livello, insomma, poter partecipare alla lezione quando si vuole, mettiamola così, insomma. Probabilmente questo ha facilitato l'integrazione tra la vita scolastica e la vita extrascolastica di questi quasi adulti. Però, cioè, ciò non di meno, non sappiamo esattamente ancora cosa sia successo. Adesso l'ANVUR doveva diffondere i dati di una cosa che si chiama TECO-T e TECO-D, cioè insomma competenze. Questo fanno soprattutto i medici e le scuole di medicina, ma anche altri dipartimenti e facoltà hanno cominciato a farlo, però l'ANVUR non li ha ancora rilasciati. Quindi non sappiamo se questo livello di soddisfazione corrisponda anche a un incremento o un decremento dei livelli di competenza sia disciplinare sia trasversale. Però in ogni caso, anche assumendo che nella fattispecie dell'istruzione terziaria i danni rilevanti che abbiamo visto a livello di primaria, di secondaria, di primo grado e di secondaria di secondo grado non si siano verificati, rimane il fatto che neppure le università e tantomeno il resto del sistema formativo del nostro paese ha mai fatto vero e proprio e-learning. La didattica a distanza sono per insomma, lezioni online, mettiamole così, insomma, tanto per fare in fretta. Ma questo non è e-learning, non è l'uso delle ICT ai fini dell'acquisizione di competenze. Esistono, come noto, un'ampia letteratura ormai e una serie ampia di esperienze a questo riguardo. Cito Coursera, cito l'MIT, cito Harvard, in cui addirittura la frequenza di corsi online consente il superamento di esami di profitto. Questo naturalmente a livello universitario. Però credo che qualcosa del genere potrebbe essere messo in piedi adeguatamente anche per le secondarie di secondo grado. Prima no, perché ovviamente l'e-learning richiede anche una certa autonomia e capacità di interazione anche da parte dell'utente, ma ecco, allora credo che le università in primis, ma anche la nostra secondaria superiore, dovrebbe cominciare ad affrontare il tema dell'e-learning, dell'apprendimento appunto, di veri e propri insegnamenti online con possibilità di interazione con i docenti, di fare test di competenza, fino al punto appunto di arrivare addirittura a sostenere vere e proprie prove di profitto a questo riguardo. Questo direi che è un primo intervento. Un secondo ordine di interventi riguarda la questione delle cospicue disparità che ancora caratterizzano il nostro paese nelle chance di istruzione. E l'abbiamo visto prima, se mi fa rivedere la 9, credo che sia quella. Sì, ok. E lo vediamo qui, la situazione drammatica del nostro paese con questo minimo livello bassissimo di soggetti in possesso di un titolo di studio, di un titolo di studio terziario. Esistono disparità di ordine verticale, diciamo così, in generale chi si arresta alla scolarità di base
o alla scolarità secondaria superiore sono soggetti che appartengono ai ceti bassi e medio-bassi del nostro paese e quindi perché mancano adeguate e sensate misure di diritto allo studio e di orientamento scolastico e professionale. Non vengono fatti e non si pone mano da tempo a questo tipo di questione. Ma esistono anche problemi di disparità, diciamo così, orizzontale, nel senso che è noto ampiamente a tutti che la nostra scuola è stratificata. All'interno delle secondarie superiori esistono una sorta di quadripartizione, insomma, no? L'istruzione professionale, l'istruzione tecnica, la liceale di secondo livello, fatemele dire così, voglio dire licei linguistici, no, socio-pedagogici, sono psicopedagogici, non so esattamente, e poi i più blasonati classici e scientifici. Ecco, probabilmente un qualche riflessione sul muovere il nostro sistema scolastico verso una impostazione più comprensiva, con minori divisioni tra indirizzi, potrebbe essere un buono strumento per riuscire, accanto al potenziamento del diritto allo studio e delle attività di orientamento scolastico professionale, un buono strumento, dicevo, per ridurre le disparità verticali e orizzontali nelle chance di istruzione collegate alle origini sociali e al contesto socio-economico in cui le persone vivono. Adesso passo al sistema terziario, ma poi riprenderò la questione degli insegnanti, che secondo me è cruciale perché, come dire, insomma, va bene, insomma, la scuola alla fine delle fiere è fatta dagli insegnanti, una buona scuola è fatta da buoni insegnanti. Quello riprendo dopo. A questo punto mi soffermo sul 22,6%. Per una ragione importante a mio modo di vedere, una delle cause, anche la Germania ha un sistema, lo sapete meglio di me, ha questo sistema fortemente stratificato di istruzione. Addirittura lì è al quarto anno della primaria che si decide se una persona segue il percorso di stampo accademico, voglio dire di cultura generale, di stampo liceale, o invece quello professionale. Però, ciò nonostante, la Germania, che è la più, e l'Austria, che insomma è quasi una replica, che ha un sistema formativo di secondaria di secondo grado così stratificato come il nostro, riesce comunque ad avere livelli di istruzione terziaria molto più elevati dei nostri, insomma, no? Un 10% in più, non è che sia proprio poca cosa. Una delle ragioni per cui succede questo è che noi abbiamo un'istruzione terziaria, l'Italia, che è solo un'istruzione di carattere accademico e non abbiamo un'istruzione terziaria di stampo professionale o insomma diciamo terziario non accademico, ecco, mettiamola così. C'è qualche iniziativa ovviamente, gli ITS si muovono evidentemente in questa direzione, ma sono, anche questo è a vostra conoscenza più di quanto non sia la mia, nella mia sono per così dire insomma, elementi in un certo senso estranei, superfettazioni in un certo senso del nostro sistema scolastico, tant'è che tutti gli ITS si basano su fondazioni costituite ad hoc, quindi non sono né secondaria superiore né università, ecco. Io credo che invece uno sviluppo ampio di un'istruzione terziaria non accademica potrebbe utilmente migliorare il livello medio di istruzione del nostro paese e anch'essa ridurre le disparità nelle chance di istruzione collegate
alle origini sociali. Dico, insomma, anche perché poi da noi esiste un problema dei rapporti tra scuola e mercato. Insomma, noi abbiamo persone, una consistenza contenuta di soggetti altamente istruiti e nello stesso tempo abbiamo fenomeni rilevanti di sovraistruzione tra i laureati che sono occupati. Da aggiungere c'è che le università non sono capaci di fare istruzione professionale ad alto livello, perché non è il loro mestiere. Quindi questa credo che secondo me sarebbe questa, accanto allo spostamento della secondaria superiore da una scuola stratificata così come oggi a una scuola più comprensiva, questo sia il secondo pezzo. Il terzo pezzo naturalmente riguarda gli insegnanti e se andiamo avanti con le tabelle. Ok, allora insegnanti italiani pagati malissimo, questo forse lo sapete voi meglio di me, qui ci sono i dati, insomma, è stridente la disparità tra gli insegnanti italiani e gli insegnanti, ad esempio, della Germania. Lo è un po' meno per la Francia, ma insomma, sì, ecco, diciamo che siamo buoni ultimi. C'è solo la Grecia, se mi ricordo bene, al di sotto di noi. La prossima? No, perché si ripete quella sbagliata, mi scusi, la successiva ancora. Perfetto. Non solo i trattamenti economici in ingresso, ma anche la progressione economica di carriera è da noi singolarmente contenuta. Dire, no? Se guardate, in Olanda c'è più che raddoppiata, possibilità di più che raddoppiare il trattamento iniziale. E qui da noi non succede niente, pressoché nulla. Siamo prossimi alla Germania, ma la distanza nei punti di partenza tra noi e la Germania è devastante, per cui questi incrementi simili dopo 10 anni e dopo 15 anni non, sì, insomma, sono risibili. Ecco. Quindi siamo la prossima ancora. Perfetto. E qui invece c'è la faccenda che riguarda l'attività, numero medio di ore annue di lavoro degli insegnanti. Qui non sono conteggiate solo, beh, voi insomma lo sapete, l'indagine che fa Euridice, no? E l'OSD fanno queste indagini sulle condizioni degli insegnanti. Però quello che colpisce, direi, è una cosa di questo genere. È vero che i nostri insegnanti sono trattati malissimo sotto il profilo economico e credo che un intervento teso a migliorare le loro condizioni economiche sia dovuto, soprattutto in questo periodo di post-pandemia, in cui se accettiamo l'ipotesi che abbiamo fatto in precedenza di porre in piedi queste attività di recupero e di sostegno, la loro attività, l'intensità della loro attività lavorativa dovrebbe, non diciamo raddoppiarsi, ma insomma quasi. Però nel caso dei nostri insegnanti abbiamo dei problemi abbastanza cospicui. Per esempio, quella che viene definita CPD, credo che sia lo slogan che utilizza l'acronimo Continuous Professional Development, cioè in buona sostanza l'aggiornamento in servizio. Beh, per esempio da noi è pochissimo sviluppato, pochissimo sviluppato. Siamo tra i paesi, tra l'altro c'è un'indagine dell'OSD a questo riguardo, no? Tra i paesi nei quali questo Continuous Professional Development, cioè in buona sostanza la partecipazione ad attività formative degli insegnanti in servizio che riguardano non solo l'aggiornamento nelle competenze disciplinari, ma in quelle più propriamente pedagogiche, quelle riguardanti le attività di valutazione degli allievi. Una delle cose su cui in Europa si sta
discutendo di più è il cosiddetto formative assessment, cioè non limitarsi a dare i voti agli studenti, ma esprimere, cioè argomentare il voto, il giudizio, eccetera, in modo da avere da dare agli studenti feedback, ritorni rispetto al loro livello di preparazione. Ecco, ma allora ripeto che da noi il problema dell'aggiornamento del personale docente in servizio è un problema fortemente trascurato e credo che su questo il Ministero dovrebbe intervenire fortissimamente, ponendo forse probabilmente anche dei vincoli, no? Fino ad ora l'aggiornamento in servizio è stato definito come un diritto dovere, più diritto che dovere, beh, credo che invece dovrebbe essere trasformato in un dovere abbastanza cogente, diciamo così. Anche qui non è necessario, poi insomma, l'indire le cose, lo sapete anche voi meglio di me, ma insomma, uno dei grossi sforzi che si sta facendo a livello di Unione Europea è quello di fare aggiornamento in servizio online. Questi aggiornamenti del personale in servizio online via e-learning vero e proprio presentano dei problemi. Perché sappiamo che esistono, mediamente in Europa ci sono elevati tassi di abbandono degli insegnanti che partecipano a queste iniziative. Si è però visto che se queste iniziative di formazione online sono accompagnate da adeguate attività di tutorship, se c'è qualcuno, e possono essere anche altri colleghi della scuola, cioè soggetti di pari grado. I tassi di partecipazione permangono decisamente elevati fino alla fine. Ecco, quindi credo che, e poi noi abbiamo anche il problema della formazione in servizio degli insegnanti. Chiedo scusa, la formazione iniziale degli insegnanti. L'Italia ne ha, per quanto è a mia conoscenza, sperimentato di. Va bene, 6.000 vie diverse di fare formazione in servizio agli insegnanti, ma come dire, gli esiti non sembrano essere stati mai particolarmente incisivi per quel che riguarda l'apprendimento di una professione che è decisamente difficile. Quindi, insomma, per riassumere, ripeto, io credo che bisogna investire sui processi di e-learning in prospettiva. Investire su una riforma del grado di comprensività del nostro sistema della secondaria superiore, porre in essere attività di formazione terziaria di stampo non accademico, porre mano seriamente alla questione degli insegnanti, certamente a cominciare dai loro trattamenti economici, ma passando anche necessariamente per la loro formazione iniziale. E soprattutto direi per la loro formazione in servizio. Adesso la mollo qui, se forse credo di aver messo fin troppa carne al fuoco, e non so se la dottoressa Dalle Molle, sì, la vedo lì, vuole completare questa. Facile dire che nella formazione degli insegnanti ci dovrebbe anche essere una formazione se non di tipo psicologico, ma almeno di tipo pedagogico, o comunque, insomma, uno degli aspetti dovrebbe essere quello, per esempio, della gestione della classe. Insomma, queste sono forse tutti aspetti che, più che come formazione iniziale, io credo vadano intesi proprio come formazione in servizio, perché e anche come formazione collettiva. Se gli insegnanti fossero a scuola, fossero pagati meglio prima di tutto, e quindi potessero essere a scuola più ore, io credo che sarebbe molto opportuno indirizzare alcune di queste ore proprio al tema della gestione della classe. A volte gli insegnanti hanno delle idee molto vaghe sul materiale umano,
che hanno di fronte, nel senso che conoscono quali sono le capacità cognitive, conoscono quali sono i livelli di apprendimento, però a volte capita di imbattersi in ragazzi che sono in grande difficoltà dal punto di vista delle relazioni, ma questa cosa non riesce ad emergere in una dimensione normale della vita scolastica. Io non voglio dire che la scuola debba diventare un ambiente terapeutico, non si tratta di questo, però la capacità di comprensione per poi individuare strategie utili a rendere la scuola un posto dove, per esempio, i ragazzi stanno anche bene, no? Nell'ultimo rapporto della Fondazione Agnelli sulla scuola, che è uscito adesso, no? Dopo quello di 10 anni fa, il rapporto dice: gli studenti italiani delle medie non hanno infatti una percezione positiva del loro stare a scuola, che anzi tende a peggiorare nel corso del triennio, con un aumento dello stress e una diminuzione della soddisfazione che già non era elevata all'inizio. E allora conclude poi il rapporto: crediamo necessaria un'estensione del tempo scuola secondaria e primo grado con la scuola del pomeriggio come scelta ordinamentale. Tempi più lunghi e distesi favoriscono le pratiche didattiche orientate a percorsi di apprendimento individualizzati e a quelle attività sportive, artistiche, espressive, musicali, applicative e laboratoriali, fondamentali anche per lo sviluppo di competenze non cognitive. Ecco, anche rispetto a questi elementi innovativi, naturalmente bisognerebbe poter lavorare prima di tutto sugli insegnanti, che poi dovranno da soli o in collaborazione con altre figure professionali gestire queste dimensioni non strettamente didattiche della scuola.